Buonasera a tutti, siamo live, siamo ufficialmente live. Siamo qui oggi con il giornalista Angelo Amato De Serpis. Come preannunciato, parleremo di Buonasera. una figura apicale del calcio, diciamo d'antan, del calcio europeo tra le due guerre. Un giocatore che noi abbiamo trattato spesso su questa pagina. Io gli dedicai il suo tempo anche un articolo e oggi parliamo però con un autore che ha scritto una biografia su di lui, cioè un romanzo su di lui, biografico, e ha toccato, sviscerato la sua vita, diciamo da cima a fondo, parlando un po' del giocatore che è stato, ma non solo, anche insomma dell'uomo che è stato, della persona che è stato, e di tantissimi aneddoti che poi dopo sono passati un po' sotto traccia, no? Perché si parla moltissimo dei gol, della sua capacità realizzativa. Meno però, diciamo, di quella che è la sua parabola anche, diciamo, di vita e personale, che è molto, molto, molto interessante. Allora, intanto un ringraziamento da parte mia e da parte di tanti, perché noi tutti aspettavamo che qualcuno facesse il libro su Ibiza, anche non c'era in italiano. Io ne ho tre qua a casa praticamente da anni che sono usciti, però in cieco. Una biografia, uno romanzo, uno più recente, e si chiama Ibiza contro Hitler, parla molto degli anni del protettorato, della guerra. Però Oh, chiaramente non bello. sono molto fruibili, esatto, essendo in cieco, e tu per fortuna hai fatto un libro che se non facevi tu lo facevo io, forse magari tra qualche tempo, ma mi hai tolto un problema, quindi grazie Ti per invito a questo. farlo, però. Ti invito a farlo. Potrei portare qualche bozza di qua e di là già diciamo, già pronta. Cominciamo insomma con i punti. Allora, intanto, vabbè, diciamo il libro faccio una piccola premessa al volo sul libro. Il libro è un romanzo storico che però poggia, e questa è una cosa che ho apprezzato moltissimo, su una solida bibliografia anche storica, quindi ci sono delle fonti calcistiche, ma non solo, anche storiche, il che rende, diciamo, il romanzo comunque anche abbastanza approfondito da un punto di vista della veridicità dei fatti. Quindi, pur essendo un romanzo, comunque sia, diciamo che è molto, molto, molto affidabile come ricostruzione. Allora, intanto, la prima domanda riguarda questo aspetto, no? Non deve essere facile fare un romanzo, diciamo, che però coniuga anche, diciamo, un aspetto storiografico. Com'è stato? È stato facile, difficile? Com'è stata la ricerca delle fonti e l'analisi, Sì, diciamo, delle fonti che poi hai sì, sì. utilizzato? Allora, innanzitutto ti ringrazio, Gio, per l'ospitalità. Sono onorato della diretta che stiamo realizzando e ti ringrazio vivamente a nome mio e a nome di Bizan pure, perché si dice Bizan, io poi mi sono informato, insomma, Bizza, purtroppo il cieco ragione. non lo conosco, ma si dice Bizan, sì, Joseph Bizan. Sì, è stata tremendo, perché infatti ti dicevo prima. Lui è la prima e l'ultima volta che mi occuperò di uno straniero e di un cieco in particolare, insomma, perché la lingua è difficilissima, non c'era nulla in italiano, quello che c'era in italiano era spesso anche errato, con indicazioni non corrette. Premesso, io non sono uno storico del calcio, sono un narratore e il mio obiettivo non era quello di fare una biografia, e non è una biografia di Joseph Bizan, ma è un racconto, un romanzo. Un romanzo che quindi ha le sue, tra virgolette, libertà letterarie, che però a me piace, quando scrivo racconti anche quelli precedenti, insomma, di attenermi quanto più possibile alla realtà, alla verità, insomma. E in particolar modo poi per la storia di Bizan ho dovuto scavare un po', diciamo, tra le biografie che ci sono in Italia nulla, quelle che ci sono solamente in Repubblica Ceca praticamente, dove tra l'altro è anche difficile riceverle, quindi recuperarle. Insomma, io ho trovato qualche testo online, insomma, di quelli pubblicati, qualche sito internet cieco, però non italiano, che diciamo dà qualche indicazione un po' più precisa, un po' più affidabile. Comunque è stata veramente una faticaccia. Insomma, comunque a me serviva semplicemente una linea, una direttiva di quella che era la vita di Bizza, che è stata una sorpresa, veramente una sorpresa, cioè nel senso che. Come ho detto prima, parlando diciamo fuori scena, per così dire, insomma, la vita di Bizan va oltre la fantasia, cioè nel senso che è molto facile, tra virgolette, mi ha facilitato molto scrivere un romanzo sulla vita di Bizan, perché è un romanzo la vita di Bizan, veramente. Ed è stato, diciamo, ed ha attraversato nel suo percorso di vita
un periodo storico poi intensissimo, dalla fine della prima guerra mondiale alla nascita della cortina di ferro, quindi dei paesi del comunismo, eccetera. E lui ha attraversato da protagonista tutto questo lasso di tempo, cioè subendone le conseguenze e avendo, diciamo, la possibilità, giocando a calcio, di mantenere comunque la testa alta e voler, diciamo, non piegarsi mai nei confronti di nessuno, né nei confronti dei nazisti prima, né nei confronti dei comunisti dopo, insomma. Per questo il titolo Né rosso né nero, insomma, che è chiaramente, diciamo, indicato per la tipologia, diciamo, della vicenda storica. E quindi si inserisce nella storia proprio dell'Europa centro mitteleuropea, per così dire, insomma, della zona mitteleuropea, ma che equivale poi alla storia dell'Europa totale, insomma. Quindi mi ha consentito di fare un viaggio veramente in questi anni, e chi legge praticamente il libro ha la possibilità di poter, oltre a conoscere la storia di Bizan, ma di ripercorrere praticamente la storia di quel tempo. E infatti per questo mi è piaciuto molto, in particolar modo nelle scuole, perché un po' anche come il precedente libro, insomma, che ho realizzato, consente di fare la storia attraverso il calcio, quindi è un modo anche molto più accattivante per i ragazzi, insomma, certo. Per i ragazzi delle scuole. Certamente. Guarda, ti posso dire una cosa su questo. Effettivamente, penso quanta gente si interessa, diciamo, comunque si emoziona a sentire un racconto come quello su HarperWise. È un veicolo molto forte il calcio, chiaramente, per parlare dei ragazzi, no? Perché chiaramente magari un libro di storia magari non lo digerirebbero, no? Se però la storia la veicoli attraverso il calcio, attraverso una vicenda magari di un giocatore, di un allenatore, diventa automaticamente molto più interessante per loro, no? Io là, credo poi che la Shoah, e la Shoah, la Shoah l'argomento principale, quindi sì, infatti gli insegnanti mi dicevano, io ho affrontato, diciamo, con i ragazzi il problema della Shoah attraverso il calcio, ed è stato un modo bellissimo. Io a volte l'hanno letto anche nelle scuole medie, insomma, anche quindi, diciamo, proprio perché è un modo proprio molto semplice di poter affrontare un argomento complicato, insomma, sicuramente come quello della Shoah. Guarda, ho notato anch'io questa cosa, perché io faccio il docente, e 2 anni fa ho fatto una volta una lezione in cui parlavo appunto di Seconda Guerra Mondiale. E ho notato, insomma, i ragazzi molte volte non sono sempre attentissimi a quell'età, no? Però quando poi ho accennato al HarperWise, che ho menzionato che è l'allenatore dell'Inter, le teste da giù si sono alzate, hanno cominciato ad ascoltare in maniera un po' più attenta, e quindi, insomma, no, ma effettivamente poi, dopodiché, abbiamo anche avuto la fortuna di avere un Federico Buffa che ha raccontato questa storia in maniera magistrale, secondo me. E quindi ci sono figure che effettivamente permettono anche una fruizione della storia che altrimenti non sarebbe, penso, possibile. Matteo Marani per HarperWise principalmente, perché lui ha Matteo tirato Marani, fuori sì, la in storia, primissima insomma. battuta, sì, l'inchiesta di Matteo Marani, bellissima, certamente, sì, molto molto bella. Allora, ti faccio un'altra domanda. Allora, io, diciamo, quando approcciai Ibiza per la prima volta, diciamo che anch'io partii un po' dalle cose un po' più conosciute, quindi magari gol, alcune qualità magari tecniche, atletiche, diciamo che sono poi passate un po' alla storia, e mi sono approcciato a lui come semplicemente un gran giocatore. Io non sapevo tutto quello che poi ho saputo dopo, no? Volevo chiederti se anche per te il primo magnete, il primo, diciamo, elemento è stato questo. Sì, sicuramente. Per la verità, mi è capitato di incrociarlo nelle ricerche che ho fatto dell'altro libro, quello di HarperWise ed Erno Egristan, cioè HarperWise Degri, perché appunto proprio per la Mitropa Cup, per la Coppa Europea, quella che si svolgeva allora nel tempo, diciamo, l'ho trovato più volte nominato, insomma, in vari articoli dei giornali italiani, quindi una piccola curiosità già mi era sorta allora. Poi è uscito fuori, diciamo, principalmente quando Ronaldo stava per raggiungere la somma di gol, insomma, è stato recordman per 40 anni, per 50 anni praticamente, per quanto riguarda le marcature a livello mondiale, insomma, era il bomber più prolifico della storia del calcio.
apro una piccola parentesi, sono, diciamo, paragoni e termini che io contesto fortemente, perché paragonare dei giocatori di oggi o di ieri, insomma, al massimo, a giocatori di, come Bizan di 50 anni fa, di 60 anni fa, è, diciamo che è quasi ridicolo. Ma per tanti motivi, diciamo, anche la questione solo statistica è raggiunto, perché già i gol realizzati da Bizan non sono sicuramente quelli, perché la statistica che veniva fatta allora non è quella che viene fatta oggi. Faccio un esempio banale: un tiro deviato da un difensore fino a qualche tempo fa era autorete, oggi invece viene considerato gol di chi fa di chi calcia il tiro, basta che sta, che va all'interno dello specchio della porta, insomma, quindi già questo già inficia molto. Ma poi comunque proprio materialmente la difficoltà di reperire poi diciamo statistiche reali, vere, insomma, dei gol realizzati, già questo non, lascia il tempo che trova. Però mi incuriosiva questo fatto, chiaramente, perché c'era questo nome praticamente sconosciuto, che era il goleador più famoso di tutti i tempi. E io nel libro faccio l'esempio, dico, se uno chiede, diciamo, chiedeva fino a qualche tempo fa chi era il goleador maggiore di tutti i tempi, avrebbe detto Maradona, magari, che ne so, Pelé, insomma, sicuramente Pelé, insomma, che era quello più noto sotto questo aspetto come marcatore, ma mai a pensare un Joseph Bizan, chi è? E quindi mi ha fatto, diciamo, questa curiosità mi ha portato ad approfondire un attimo proprio chi è Joseph Bizan, e mi sono reso conto che non era solo un calciatore, insomma, è stato anche un grande uomo, e quindi meritava probabilmente che non rimanesse, insomma, così col chi è. E quindi spero che, diciamo, il mio piccolo contributo possa farlo conoscere un po' di più, in particolar modo in Italia, insomma. Guarda, io tempo fa ho scritto un articolo, l'ho chiamato Joseph Bizan oltre ai gol, appunto per enfatizzare il fatto che i gol, ok, li conosciamo, lo sappiamo, poi come dici tu, il numero esatto non lo sappiamo, però diciamo sappiamo che hanno fatti a grappoli di gol, però appunto diciamo per sottintendere che bisogna contare di più di Bizan. Io l'ho fatto in un articolo, quindi chiaramente non ho avuto la possibilità di andare tanto in profondità come magari hai fatto tu. Andando un pochettino sulla vita del giocatore, quali sono i momenti magari che ne plasmano un po', diciamo, che ne forgiano un po' il carattere? Parliamo un po' della sua adolescenza. Per esempio, già a partire dall'adolescenza, noi partiamo dalla storia del post-Prima Guerra Mondiale. Finisce la Prima Guerra Mondiale, il grande impero austro-ungarico viene smantellato, nasce la piccola Austria, la piccola Cecoslovacchia rispetto ovviamente all'impero austro-ungarico, la Jugoslavia, l'Ungheria, eccetera. Quindi quello che era il grande impero multietnico, che aveva la bandiera giallo-nera, insomma, se qualcuno si può ricordare, insomma, e c'era anche una, diciamo, alle Olimpiadi loro andavano con la bandiera, esatto, quella lì, insomma, era un po' come l'Inghilterra, perché come il Regno Unito, dove c'erano Inghilterra, Galles, Irlanda, dove ci sono Galles, Inghilterra, Irlanda nel nord, eccetera, anche lì comunque c'era il campionato austriaco, il campionato cecoslovacco, il campionato, anche se poi la territorialità era meno marcata, cioè c'era qualche squadra che giocava anche fuori territorio nazionale, eccetera, insomma. Ma tornando al discorso della guerra, chiaramente Vienna diventò praticamente da capitale di grande impero multietnico, diventa capitale di una piccola nazione, tra l'altro sconfitta dalla guerra mondiale. Quindi quello che si può immaginare è che durante l'infanzia, diciamo, di Bizan, la parola fame era una cosa abbastanza comune. C'era poco lavoro, c'era poca possibilità, diciamo, di guadagnare, e anche una famiglia media come quella che poteva essere quella di Bizan era comunque in difficoltà, insomma, non aveva grandi agi. In più, tra l'altro, ebbe due episodi fortissimi, insomma, fondamentali. Uno sicuramente gravissimo, che è quella della morte del padre. Il padre era un attaccante, anche lui giocava nell'Hertha Vienna, e tra l'altro aveva partecipato anche alla Prima Guerra Mondiale, riuscì a scampare, diciamo, tra virgolette, ritornare illeso dalla Prima Guerra Mondiale, però durante una partita di calcio, manca a farla apposta, riceve praticamente una botta al rene, che è piuttosto grave, piuttosto pesante. Lui, sia per evitare, diciamo, di spendere soldi per l'operazione, per la convalescenza successiva, sia per magari per preoccupazione, diciamo, per l'intervento, evitò
rifiutò di fare l'intervento praticamente che l'avrebbe potuto salvare e morì. Quindi praticamente lui si trovò in pratica a 6, 7 anni, 8 anni a rimanere, diciamo, orfano di padre. Quindi una madre con dei figli, senza più il marito che lavorava, insomma, che portava i soldi a casa, come si suol dire, si dovette, diciamo, arrangiare, tra virgolette. Lei era cuoca, dovette lavorare tantissimo. Quindi praticamente la povertà, diciamo, l'ha conosciuta. Addirittura mi pare che uno dei fratelli minori, il fratello minore più piccolo, fu mandato dai nonni in Cecoslovacchia, nel paesino, diciamo, di origine, perché la madre non poteva effettivamente mantenere tutti. Sì, c'è anche questo poi, tra l'altro, che in un lui abitava nella zona di Favoriten, così si chiama, di Vienna, che era una zona dove c'erano moltissimi immigrati, tra l'altro anche lo stesso Bizan, chiaramente, sia il padre che la madre erano originari della Cecoslovacchia, erano cechi praticamente, quindi erano praticamente stranieri in casa, quindi non solo erano poveri, diciamo, dovuti al fatto che non c'era grande attività, ma poi vivevano in una zona dove c'era comunque una migrazione, quindi era una zona anche meno famosa, insomma, per quanto riguarda l'aspetto ricco della città, insomma, la più povera, insomma, della zona. Tant'è vero che venivano chiamati Ziegelbaum, gli abitanti di quella zona, cioè i mattoni di Boemia, visto che la maggioranza di queste persone lavoravano proprio nelle fabbriche di mattoni, e proprio per mantenere questa distanza, tra virgolette, nei confronti di questi praticamente stranieri, per gli austriaci venivano, diciamo, chiamati così, mattoni di Boemia, proprio per indicare la provenienza della Repubblica Ceca. Quindi estrema povertà che non gli impedì però di seguire quello che era il suo desiderio, cioè quello di giocare a calcio. E in uno dei primi capitoli del mio libro, il titolo è proprio il bomber scalzo, perché lui giocava praticamente senza scarpe. Ed era famoso per questo, c'era conosciuto il ragazzo che giocava senza scarpe. E io nel libro, giustamente, sottolineo il fatto che lui diceva che non poteva acquistare, diciamo, delle scarpe per giocare al calcio, perché non aveva i soldi per farle, né poteva giocare con le sue scarpe che normalmente utilizzava, altrimenti la mamma avrebbe suonate di santa ragione, perché quelle erano le scarpe e quelle dovevano durare, insomma, non potevano essere utilizzate per giocare a calcio. Quindi questo aspetto, tra l'altro, ha fatto probabilmente, come secondo molti ne hanno, diciamo, sottolineato l'aspetto, appunto, hanno probabilmente incentivato proprio la possibilità di migliorare proprio la carezza del pallone col piede, cioè, nel senso, giocare scaldi significa avere una maggiore, diciamo, possibilità proprio di dialogare direttamente con la pelle, diciamo, tra virgolette, del pallone. Quindi probabilmente anche questo fatto lo ha migliorato sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto, diciamo, proprio professionale, insomma, per così dire. E chiaramente questo, diciamo, ha destato grande, grande scalpore, perché poi comunque, pur essendo il ragazzo che giocava a scalzo, era quello che giocava meglio, che segnava una caterva di gol, insomma, e tutto il resto. E quindi questo, diciamo, l'inizio è stato sicuramente molto, molto difficile. Si è aggiustata un po', migliorata un po' la situazione quando fu assunto, tra virgolette, come operaio alla Faber-Lutz, che era una fabbrica di Vienna, che aveva anche la squadra di calcio. Quindi lui riusciva a giocare, diciamo, sia come operaio, ma come anche calciatore, quindi riusciva a fare entrambe le cose. E riusciva anche a prendere qualcosina di soldi proprio anche come calciatore. Il presidente della squadra, lo sponsor della squadra, che fece una scommessa, diciamo, disse: se tu ogni gol che segni io ti pago una cifra, insomma, uno scellino se non vado errato, insomma, ogni gol che realizzi. E lui, io nel libro faccio questo dialogo, insomma, gli faccio dire, insomma, questa l'ha detto lei, insomma, questa cosa, quindi spero che non cambi idea. Che poi chiaramente iniziò a segnare gol a caterva e quindi a prendere parecchi soldi. Non è stato un grande affare. No, per il presidente, anche se però lui era consapevole della cosa, perché chiaramente lo si vedeva già che era un bomber implacabile.
Lui, se non sbaglio, cambia due aziende, no? In quegli anni lì, la Schusteck e la Farbellux. Esatto, esatto. E praticamente, grazie ai suoi gol, appunto, che tu dicevi, alle prestazioni, diciamo, che mise in mostra, fu notato da un ex dipendente, no? della Farbellux, che al tempo era già un giocatore comunque famoso. Tra l'altro io conosco il suo pronipote, pensa, che era questo difensore, no? Sì, si chiama Gianfranco Schramface, lui. Schramface, praticamente, sì, lo incontrerai su una pagina e dice, sono il pronipote di Roman Schramface. E praticamente... È stato anche allenatore dell'Udinese. Sì, esatto. Infatti questo ragazzo che è italiano, lui è cresciuto nella zona di Udine per questo motivo qua. Tra l'altro abbiamo scoperto insieme una cosa, qui faccio una piccola digressione volante, che quando Schramface riuscisse poi di fatto il suo contratto con Rapid Vienna, e Rapid Vienna era questo dirigente molto severo, molto duro, questo Dionis Schoeneck che era al tempo, praticamente fu perché Schramface era andato praticamente un giorno a vedere una partita con Joseph Bitzen e un altro giocatore, erano tornati completamente ubriachi, solo che Bitzen era giovane praticamente, quindi alla fine la scampò con una multa, eccetera. Schramface no, perché era già un vecchietto praticamente, che già era un po', come dire, a fine carriera, e lì si interruppe il suo rapporto con il Rapid Vienna. Però appunto, diciamo, lì fu fondamentale, perché vide appunto Bitzen, e decise di presentarlo alla Rapid Vienna. Lui diventò nel giro di molto poco una colonna della squadra, no? Come sono gli inizi alla Rapid Vienna? Sì, diciamo che lui andò giovanissimo chiaramente alla Rapid Vienna e scalò immediatamente le gerarchie, nel senso che lui nel giro di poco tempo fu portato in prima squadra. L'esordio in assoluto, diciamo, con il Rapid fu eccezionale. Tra l'altro una partita importantissima contro l'Austria Vienna, nello stadio dell'Austria Vienna, quindi uno stadio tra l'altro davanti a migliaia di persone, in un derby che può essere... Per chi non è molto ferrato sul calcio del tempo, era un derby, erano tutti derby al tempo a Vienna, perché il campionato era viennese, no? Ma in particolare Austria Vienna contro Rapid Vienna era veramente il derby più sentito, e che metteva di fronte due squadre dalla filosofia e dalle origini diametralmente opposte, no? Perché Rapid era la squadra delle periferie, e Rapid Vienna era la squadra più bohemienne del centro di città, quindi proprio una rivalità molto, molto accesa anche, no? Sì, sì, infatti io la assimilo a Roma-Lazio, a Milan-Inter, insomma, cioè come tipologia, proprio per una questione di grande rivalità sportiva, insomma, molto elevata. E Bitzen che ti fa? Gioca la partita e che tra l'altro il Rapid vince 5-3 e segna 4 gol. Un esordio con un poker di reti contro l'Austria Vienna, insomma, è il massimo, insomma, di quello che si può chiedere, ovviamente, insomma. Rimasero tutti strabiliati, chiaramente. Però ecco com'era il calcio di allora. Allora non esistevano le sostituzioni, i giocatori erano quelli, quindi non è che come oggi, che magari ecco, possono fare molte più presenze anche giocando parte di una partita, insomma, quindi non tutta, quindi i giocatori erano 11, non potevano essere sostituiti, e quindi un giovane difficilmente poteva iniziare immediatamente a trovare posto. Nonostante questo esordio, non diventò titolare immediatamente, insomma, comunque fece le sue partite, insomma, in quel campionato, in quello successivo anche, diciamo che diventò poi nel campionato nel 33-34 diventò, diciamo, il capocannoniere del uh-huh. torneo, segnò, se non vado errato, 29 gol in 22 partite. Sì, corretto. Quindi valsero poi, diciamo, la convocazione al mondiale anche. Esatto, che gli valsero anche la convocazione al mondiale, perché giustamente nel 34 poi viene a giocare, diciamo, in Italia, ai mondiali in Italia. Allora, interrompo un secondo, prego. Perché allora c'è dei saluti per te intanto in chat da parte di Maite Iervolino e Arturo Ruotolo, ti salutano. Allora, io approfitto e saluto entrambi, questa che vedi, Maite Iervolino, è autrice di un libro che è uscito da poco su Panenka. Quindi mi dicevi prima, quello che ti ho detto prima, insomma, ti avevo accennato prima, questo lì è un romanzo su questo altro grande calciatore ceco, famoso per il cucchiaio nella finale contro la Germania, l'ultimo rigore col cucchiaio, la finale che ha vinto la Cecoslovacchia contro la Germania. Gli hanno anche intitolato una rivista di calcio molto molto bella, Panenka, che è un cartaceo molto molto bello. Dice che devi continuare col ceco, però
sì, sì, no, io ci rinuncio. Poi anche Arturo Ruotolo ti scrive: vai, Angelo the best, al maiore sempre, Grazie, ciao Arturo. grazie. E poi dopodiché mai ti parlo del tuo libro perché l'ha letto e appunto diciamo la Sì, tua sì, sì, sì. capacità diciamo di scrittura. Grazie. Ok, eccoci qua, torniamo un attimo a Bitson. Allora, sì, lui Sì. tra l'altro gioca quella partita che tra l'altro rimane, lascia strabiliate i giornali del tempo. Contano Mattia Sindelar, perché Mattia Sindelar è in campo quel giorno, indispettito evidentemente diciamo dai gol di Bitzan, si fa cacciare tirando un cazzotto a questo difensore della Rapid Vienna e in quel caso lì diciamo il derby fu vinto chiaramente da Bitzan. Tra l'altro, 34 appunto diciamo. guarda la curiosità, cosa che il discorso che facevamo prima di Vienna, la zona favorita, il quartiere favorito, eccetera. Bizan e Sindelar avevano 10 anni di differenza, più o meno, l'uno dall'altro, però abitavano praticamente a poche centinaia di metri l'uno dall'altro, cioè nel giro di qualche chilometro quadrato c'era probabilmente il più grande giocatore del tempo, che era Mattias Sindelar, con il più grande bomber che stava venendo fuori. Insomma, questo per dire, ritornando al discorso Sì. dei campetti polverosi che esistevano una volta e che oggi non esistono più, insomma, che servivano a formare i giocatori di spessore. Abitavano poche centinaia di metri, è vero, stessa via, esattamente stesso Sì, quartiere, origini molto molto simili. Beh, Sindelar è nato in Moravia, Bitzan era di origine della Boemia, però insomma il contesto era sì, sì. Sì. quello degli Ziegelbowman che tu descrivevi prima. Sì, degli stranieri in casa, come dico, insomma, Tipico come dell'impero, dicevo no? Vienna era la prima. città Sì, che più di sì, tutte, diciamo, aveva questo tipo di migrazione. 34, quindi, diciamo, primo esploit è quello appunto delle 29 gol che tu ricordavi, si arriva al Mondiale. Il Mondiale è un altro, diciamo, come dire, capitolo importante nel territorio di Bitzan, un po' per quello che giocò, e poi ne parleremo dopo, anche per quelli che non giocò, che purtroppo, no? non Perché giocò, sì. chiaramente. Fu sfortunato lui sia a livello personale ma anche a livello professionale, perché se uno pensa che giocò un solo mondiale, un giocatore così longevo, giocò un solo mondiale per varie traversie, fu anche sfortunato. 34, intanto, mondiale in Italia. Ugo Meis praticamente aveva fatto un pensierino addirittura a rimpiazzare Sindelar, un po' vecchiotto, un po' acciaccato, e col quale tante volte aveva avuto un po' di screzi, un po' diciamo di battibecchi con Bitzan, nel fiore degli anni, completamente in auge, come centrare avanti. Però che succedeva? Che tante volte Sindelar poi dopo si ricordava di essere Sindelar, faceva una grande partita e alla fin fine giocavano assieme, no? Soltanto che Bitzan gioca non nel suo ruolo, ma un po' più defilato all'estero, no? Questo mondiale qua, come possiamo, diciamo, riassumerlo? Ma io dico che questo è un mondiale tutto sommato mancato, anche se lui aveva 20 anni, Bizan, quindi era, diciamo, giovanissimo, era il più giovane della squadra. Quindi l'Austria finisce quarta alla fine, insomma, di questo mondiale. Bizan segna un solo gol nella prima partita contro la Francia, la partita di esordio. L'Austria in sé per sé non gioca belle partite, nessuna No. delle, diciamo, di quelle che disputa fino alla finale per il terzo e quarto posto. Probabilmente era già il Wunder Team, così come veniva chiamato, era già forse sul viale del tramonto. Io nel libro sottolineo molto due aspetti. Il primo, il rapporto con Ugo Meis, questo straordinario mentore del calcio europeo, insomma, non bisogna mantenerlo solo, diciamo, a Vienna o all'Austria, che ha un rapporto straordinario anche con Sindelar, perché ha molti punti in comune. Io nel libro sottolineo molto l'aspetto, la fine, diciamo, prima di andare via dall'Austria, dove ovviamente Sindelar sicuramente, io immagino questo dialogo tra Sindelar e Meisl per quanto riguarda proprio il discorso di sentirsi stranieri in patria, perché anche Meisl, nonostante tutto, lui era nato in Moravia ed era di origine ebraica. Quindi, venendo poi al discorso successivo del 38, dell'Anschluss con l'occupazione di Hitler dell'Austria e poi dell'estensione, diciamo, delle leggi razziali anche in Austria, Meisel sarebbe stato sicuramente probabilmente arrestato, mandato nei campi di concentramento, Certo. probabilmente avrebbe rischiato di morire ad Auschwitz anche lui.
per sua tra virgolette fortuna è morto proprio un anno prima, insomma, praticamente poco prima, diciamo, dell'Auschwitz. E questo rapporto umano molto bello tra un padre allenatore con un giovanissimo calciatore che se lo porta dietro in un mondiale difficile come quello italiano, dove tra l'altro l'Austria viene inserito come l'Italia nella parte del tabellone, quella più complicata, dove c'erano probabilmente le squadre più forti, insomma, alla fine, fino alla fine, quindi sa di dover affrontare, diciamo, un mondiale difficile. Io tengo a mente molto la presenza umana, diciamo, di questo ragazzo che va a giocare questo mondiale così difficile, tra l'altro guardato anche in modo non proprio benevolo da parte anche dei compagni di squadra, perché uno dei difetti probabilmente dell'Austria era proprio il fatto di essere comunque una nazionale multiforme, con giocatori provenienti un po' da diverse parti ancora dell'impero, anche se, diciamo, si chiamava solo Austria, come lo stesso Bizan, come altri giocatori che hai nominato anche tu prima. Quindi la difficoltà dell'Austria era già innanzitutto la coesione, cioè di coagulare, diciamo, in un unico intento tutti i giocatori, e questo già era complicato. Lui tra l'altro era il ragazzino, tra virgolette, che era stato portato al mondiale addirittura con l'idea di poter sostituire il più grande calciatore di quel tempo, insomma, quindi il ruolo non era facile assolutamente. Meisler ebbe, diciamo, l'idea di farli giocare assieme. Infatti una delle fonti, diciamo, più consultate sono stati i giornali italiani dell'epoca, che hanno raccontato, guardando dall'Italia, la nazionale austriaca, e dove spesso si notava questo discorso, che si faceva questo rapporto, diciamo, di sostituzione, cioè il vecchio calciatore, il grande calciatore che viene sostituito dal ragazzo, dal nuovo. Quindi lui invece alla fine fa la sorpresa, tra virgolette, di metterli entrambi in campo. Alla fine probabilmente se l'avesse scelto diversamente non sarebbero cambiati le cose, insomma. Però indubbiamente forse almeno ha fatto giocare un mondiale a Bizan, altrimenti rischiava di saltare anche questo, che era l'unico, insomma, che era riuscito almeno, certo, a partecipare, insomma, ad andare, insomma. E non era, non era un mondiale facile, insomma. Si è toccato, sì, un punto corretto, secondo me. Nel 34 l'Austria era già un pochettino spremuta ed è un po' vecchia come squadra, in molti elementi, effettivamente. Non in tutti, però, effettivamente anche Miles disse una volta che il Wunder Team necessitava dei globuli rossi nuovi, no? Mi sembra di una frase, sì, del genere. Io perché poi nel giornale italiano, sì, c'era questo, sull'editoriale, sì, portava questo aspetto qui, che la squadra era, diciamo, con un'età media molto elevata, a parte Bizan, alla fine. Sì, perché poi in realtà nella narrazione che conosciamo la gente pensa che il Wunder Team arrivò da favoritissimo, per esempio in Italia. In realtà sì e no, perché c'erano dei valori tecnici comunque molto importanti, no? Ovviamente in quella squadra. Penso anche per esempio ad Anton Schall, che era un grande attaccante, sì, piuttosto che ad altri portiere, giocatori. Sì, però in realtà diciamo che il grande Wunder Team forse si era visto uno o due anni prima. In quel momento lì era già un po' in fase calante. Comunque Bizan, diciamo, fa il suo mondiale, appunto ne parleremo dopo, non ne giocherà altri per sua sfortuna, e di lì a poco finisce anche la sua, diciamo, esperienza rapida, perché pur essendo un attaccante prolifico, lui ebbe nel 33, c'è un episodio importante, no? Questa amichevole giocata contro lo Slavia, sì, che era lì praticamente, insomma, che voleva assolutamente sondare la possibilità di acquistare Franz Binder, altro attaccante molto molto forte del tempo, diciamo, di cui ho parlato anche recentemente in un articolo, però si innamora di Bizan, perché Bizan fa, mi pare, una doppietta, una tripletta, e decide che vuole portarlo a Praga, sapendo anche che lui comunque ha un legame affettivo, familiare, diciamo, con quelle terre. Certo. Bizan praticamente fa carte false, ma non ce la fa ad andare a Praga per i vincoli del tempo, ma va all'Admira. Va all'Admira, dopo essere andato a fare i corti con Rapid, però va all'Admira come? Ci va non molto contento, lui voleva comunque andare a Praga, no? Alla fine. Quindi, ma con una promessa che si sarebbe potuto liberare in qualunque momento, ma poi alla fine l'Admira non aveva queste intenzioni, insomma, alla fine. Diciamo che quel periodo di 2 anni all'Admira non fu il più entusiasmante della sua carriera, no? Lui poi diventa veramente Joseph Bizan, per come lo conosciamo, quando poi effettivamente riuscirà ad andare, diciamo, ad andare appunto allo Slavia, no? C'è un episodio interessante che ho trovato,
di lui che firmerà questo contratto praticamente, diciamo, sotto in estate, no? Fondamentalmente con questo pre-contratto in realtà con i vertici dello Slavia, e fu intercettato poco dopo praticamente da quelli dello Sparta, e dovete dirgli, no, guardate, voi mi offrite di più, però io non posso perché ho già firmato un pre-contratto poco fa, avete fatto tardi, eccetera, e quindi sono promesso allo Slavia e quindi comincerò con lo Slavia, no? Da lì praticamente comincia una seconda giovinezza per l'attaccante. Era il, aiutami, era il 1937. Credo che fosse l'aprile del 37, il 15 aprile sì, del 37-38, sì, il campionato del 37-38. Sì, trovare un aneddoto in cui lui praticamente fu intercettato appunto dai doganieri quando fu a prevaricare il confine, dice, ah, finalmente sei arrivato, speriamo che tu ci possa dare una mano. E Sì, anche praticamente perché diciamo che... lui si sentiva ceco comunque, anche se era nato a Vienna, anche se aveva vestito la maglia della nazionale austriaca, ma lui si sentiva cieco, si sentiva un giocatore che voleva, una persona che voleva ritornare. C'era, lui ogni volta che arrivava l'estate, lui prendeva il treno, veniva chiamato il treno del cuore, cioè il treno che Cuore portava i cieco. ciechi, Sì, sì, il cuore cuore cieco cieco, mi sì, che, pare. Sì. sì, scusa, il cuore cieco, sì, che Sì. portava praticamente i ciechi da Vienna in patria, riportava, diciamo, indietro, e lui ogni anno ritornava a Sidrice, spero di pronunciarlo bene, insomma, questo paese dove era originario il padre, dove c'era la nonna, e lui amava moltissimo, insomma, stare lì. Quindi lui Vero, veramente verissimo. si sentiva cieco. Quindi il fatto di sentirsi anche straniero a Vienna era anche dovuto a lui stesso, insomma, che lui effettivamente non si sentiva austriaco. E quando ebbe la possibilità di poter andare allo Slavia Praga, lui accettò immediatamente, anzi, anche troppo presto, tra virgolette, perché per un certo periodo lui fu pagato dallo Slavia Praga pur giocando nell'Admiravaker. Tant'è vero che fu anche squalificato, Sì, sì. perché risultava praticamente tesserato in due società contemporaneamente. Addirittura 4 anni di squalifica ebbe, poi Sì, fu ridotto a due. incredibilmente lui lì andò a fare i corti con Miles, no? Che l'aveva Sì. sempre avuto come beniamino, però Miles non era soltanto l'allenatore dell'Austria, ma era anche segretario della Federazione Austriaca, Sì, quindi della federazione, chiaramente lui da lì in poi, diciamo, non sì. Lì poté più giocare penso che non con l'Austria. potesse fare nulla, Meisler, effettivamente lui aveva fatto un contratto con due squadre diverse, insomma, alla fine. Comunque, diciamo, per il rotto della cuffia riuscì alla fine a venire via, insomma, alla fine capirono anche quelli dell'Admiravaker che non c'era niente da fare. Quindi, tra l'altro, nel discorso dei gol, delle presenze, lui ha perso anche alcuni anni, anche solo per questo, insomma, lui in pratica ha perso quasi 2 o 3 anni così, insomma, quindi non potendo giocare o giocando pochissimo, insomma, quindi potendo realizzare poche reti proprio anche per questo motivo. Quindi riuscì finalmente, diciamo, ad andare lì, insomma. Io motivo anche il fatto della sua scelta di voler andare a Praga anche per la situazione storica, dell'Austria in quel periodo. Tieni presente che subito dopo il rientro dall'Italia, della nazionale, austriaca dai mondiali in Italia, ovviamente poche settimane dopo, ci fu l'attentato al presidente Dollfuss dell'Austria, Sì. Il attentato nazista, insomma, nazista non di Hitler, ma push di fallito. nazisti austriaci, sì, il Sì. Putsch fallito, e quindi la situazione diventò veramente critica. Alcuni giorni dopo, in Germania ci fu la morte di Paul von Hindenburg, il presidente della Germania, una data importante perché Hitler, diciamo, approfittò del fatto che il presidente della Repubblica era morto per assumere anche lui direttamente la carica anche di presidente, quindi di assumere praticamente pieni poteri in Germania. Queste due combinazioni, che sembrano distanti e non, magari non, l'una direttamente collegata, diventano, tra virgolette, pesanti per la situazione dell'Austria, perché in pratica si capisce sempre di più che Hitler ha intenzione di assorbire l'Austria. Questa è una cosa che ha capito anche lui sicuramente, Bill. E lui probabilmente, non volendo andare sotto le grinfie, diciamo, di uno stato nazista, ce l'era ancora di più, la volontà di voler passare allo Slavia. Quindi lui riesce a passare allo Slavia Praga, anche se poi
Hitler arriverà anche a Praga, insomma, quindi alla fine, insomma, sarà quasi inutile, insomma, sotto questo aspetto, però almeno sta a casa sua, almeno si sente a casa sua, insomma, in questo caso. Ecco, lui appunto arriva a Praga e comincia a giocare in un campionato che, almeno non so se concordi con me, però diciamo è un campionato di altissimo livello, però sì. rispetto a Vienna è ristretto comunque a due squadre, no? Sì. Che bene o male vincevano sempre, che sono lo Sparta e lo Slavia, era un po' un duopolio quel campionato, no? Sì. E, però comunque insomma con due squadre effettivamente molto competitive anche in chiave europea, perché comunque lo Sparta ha vinto la Mitropa due volte nel 27 e nel 35, lo Slavia era una squadra che aveva sempre partecipato senza mai vincere. Lui arriva appunto nel 37, ha qualche diciamo intoppo iniziale, interale diciamo tra le fila della squadra in maniera diciamo continua, anche perché ci sono un po' diciamo di screzi con alcuni compagni, no? Lui comunque aveva questo contratto molto molto importante, ma in Italia non voleva diciamo pubblicare dei noti. E questa cosa ha creato un po', diciamo, dissidi con i compagni, poi diventa però... Anche perché, ironia della sorte, si sente straniero anche a Praga, perché come era considerato il ceco che giocava nel Rapid Vienna, nella nazionale austriaca, quando andò a Praga lo veniva considerato come l'austriaco che era diventato ceco, quindi alla fine, come se dovunque andava veniva visto come uno straniero, in più era quello più atteso, quello più voluto, quello più pagato, ovviamente, insomma, perché chiaramente era quello che percepiva lo stipendio più grande, e quindi c'era anche molta invidia, insomma, chiaramente, anche all'interno della squadra stessa. Questa squadra, diciamo, lo Slavia comunque era molto forte, aveva Planischka intanto tra i pali, che era un portiere storico, iconico del calcio europeo, sì, e che è rimasto anche nella storia, più altri grandi giocatori, no? Lui nel 38, avviene magari ciò che nessuno aveva... si era aspettato in Austria, no, per un momento, vero? Cioè l'Anschluss, e poi nel 39, quindi sono anni convulsi sia per l'Austria che per la Cecoslovacchia, perché tutte e due finiranno poi sotto il dominio nazista. Nel 38 ci sono due episodi, diciamo, calcisticamente molto rilevanti che accadranno. Uno, in ordine cronologico, ma molto vicini l'uno con l'altro, è il mondiale disputato in Francia. Ecco, Bizan però potrebbe giocare a questo punto qua per la Cecoslovacchia, ma non può, c'è un intoppo, no? Com'è che andavano le cose? Ma guardi, io non ho trovato, ho trovato solo indicazioni di problema burocratico. Io ho qualche sospetto, onestamente, perché proprio per il discorso che ti dicevo, lo straniero in patria, eccetera, insomma. Perché in effetti, comunque... sì, c'erano dei problemi sicuramente magari di nazionalità, essendo lui nato a Vienna ed essendo, diciamo, di origini ceche, ma non direttamente ceco, quindi probabilmente non hanno fatto in tempo, insomma, a registrare correttamente, diciamo, la nazionalità a Bizan. Oppure c'è stato qualche errore proprio di trascrizione dei dati, eccetera. Però io, anche se non mi piace, senza avere nessun tipo di prova, sarebbe simpatico approfondire questo aspetto, perché mi dà quasi l'impressione che ci sia lo zampino di qualcuno che abbia volutamente fatto saltare qualche ingranaggio per poi non rendere possibile la presenza di Bizan in Francia. Un peccato, ti dico la verità, perché sarebbe andato nel momento migliore probabilmente in assoluto, certo, assolutamente sì. a questo mondiale. Avrebbe avuto la possibilità di avere una squadra molto forte, la Cecoslovacchia comunque era una squadra molto forte, che è stata eliminata ai quarti di finale dal Brasile ai tempi supplementari. Io non lo so, se la storia non si fa con i se e con i ma, quindi non lo si può dire, non lo possiamo dire, ma non so se con Bizan il mondiale sarebbe stato lo stesso, onestamente, con la Cecoslovacchia. Io credo che avrebbe fatto qualche passo avanti in più sicuramente, insomma, in quel mondiale, la Cecoslovacchia, però non lo possiamo dire, insomma, chiaramente. Il problema tuo è quello che dici. Sì. Sono d'accordo sul fatto che appunto lui in quel momento lì è davvero al top, perché ha 25 anni, se non erro, lui è del 13, no? Aveva 25 anni, e poi diciamo che il suo stato di forma fu poi testimoniato anche, diciamo, da quanto avvenne poco dopo, no? Con la Coppa Mitropa, ci giocò due settimane dopo, subito dopo, sì.
lui ebbe la possibilità di presenziare, diciamo, in forma perché non aveva giocato al mondiale. Sì. Ecco, tra l'altro, una cosa interessante è che hai citato prima la partita Brasile-Cecoslovacchia. Io ho letto delle cronache del tempo ed è incredibile pensare che al tempo si parlò di questa sconfitta della squadra più tecnica, la Cecoslovacchia, sì, contro quella, come dire, più magari che ce la mise tutta, ci mise la grinta, sì, che era il Brasile, sì, no? Oggi sarebbe incredibile, esatto, ragionare. Sarebbe il contrario, esatto. Esatto. Però al tempo effettivamente era una squadra molto molto forte, aveva tanti elementi molto forti. Sì. La Mitropa la giocano però senza Planisca, che si è fortunato in maniera irrimediabile, sì, durante il mondiale, in questa partita violentissima che fu la partita tra sì, l'andata, sì, il primo incontro, mi pare, tra il Brasile e la Cecoslovacchia. E una squadra come lo Slavia, che aveva sempre giocato la Mitropa, questa volta con Bizan, che succede? La vince, no? Sì, la vince, la vince anche con Bizan, capocannoniere del, esatto, di quell'anno. Tra l'altro facendo registrare pure un 9-0 contro l'Ambrosia. Te lo devo dire, purtroppo te lo devo dire. No, un risultato clamoroso. Tra l'altro mi ha incuriosito molto, perché non lo conoscevo questo risultato e questa partita, non la ricordavo. Leggere le cronache del tempo di questa partita, sia italiane che ceche, che sono riuscito a trovare pure un link dove c'era un articolo del tempo, e leggere le differenze. Da una parte c'è il giornale ceco che esalta chiaramente Bizan, esalta la squadra, la lezione di calcio dato all'Inter, eccetera. Dall'altra parte invece un tentativo dei giornali italiani di giustificare la sconfitta per la violenza del calcio dello Slavia. Diciamo, le immagini non ci sono, quindi nessuno potrebbe dire il contrario o meno, insomma, però 9-0. Beh, 9-0. 9-0, è finita 9-0. Comunque, sì. Poco tanto, sai cosa? Ho notato una cosa, parlando molte volte con amici interisti o comunque anche con sì, appassionati, si ricorda sempre come sconfitta maggiore per l'Inter, se non sbaglio, un 8-1, un 9-1 che l'Inter subì contro la Juve, quando per protesta mandò in campo le giovanili e fece gol un giovanissimo Mazzola. Sì. In realtà sì, no, però in realtà la sconfitta più pesante della storia fu quella qua, lì, sì, con il 9-0, con Bizan, sì, che fece piangere prima noi interisti, e sì, poi dopo poi di noi anche il Genoa, esatto, sì, in semifinale. Poi vinse la finale con il Ferencváros, ecco. Ecco, il Ferencváros è un'altra squadra che per esempio è un emblema del calcio di allora, squadra fortissima che oggi a stento riesce a qualificarsi, insomma, sta andando un po' meglio ultimamente, ma è andato anche in Serie B, insomma, recentemente, quindi come il calcio cambia comunque e cambiano le geografie, certo, insomma. Se prendi i vincitori di quella che era la Coppa da Campioni di Dantan, quindi penso per esempio al Ferencváros, che è stata la squadra forse in generale più dominante, perché ha vinto due volte la Mitropa, ma ha giocato molte finali, tra l'altro poi in quella partita che tu citi, la Coppa delle Fiere, se non sbaglio, ha vinto dopo questo, sì, forse dopo, sì. Al tempo comunque veramente gioca molte finali, ne giocherà un'altra nel 40, però non la giocherà perché poi la Coppa fu interrotta per la guerra, però è ancora lì in finale, e nel 38, che partita che tu citavi, la finale, Bizan gioca contro un'altra icona del calcio del tempo, che è Gheorghe Sarusi, questo attaccante fenomenale dell'Ungheria, che aveva giocato la finale contro l'Italia poco prima, tra l'altro, altro giocatore notevole. Quindi praticamente, allora, lo Slavia vince un trofeo, diciamo, internazionale. A questo punto qui Bizan non è più soltanto un'icona a livello locale, ma diventa anche un giocatore che, per quanto non abbia potuto, diciamo, esprimersi al massimo ai mondiali, non poteva farlo nemmeno dopo il 42, perché c'era comunque una... Adesso ne parliamo un attimo anche di questo episodio. Sì. Lo fa però col suo club, no? Col suo club, diciamo, raggiunge comunque la massima vetta europea. Poi, altro spartiacque molto importante, nel 39 praticamente anche la Cecoslovacchia, diciamo, diventa parte del Terzo Reich. E Bizan si ritrovava a giocare con un'altra nazionale, che di fatto è molto simile a quella precedente, ma un'altra, politicamente un'altra, che è quello del protettorato. Ecco, qui, a parte i numerosissimi gol che lui segna, farà tantissimi gol in questi anni qua, penso che sia ancora più interessante, diciamo, il contorno, forse, no? Sì. Ovvero sì, ciò che lui... Cosa succede in questi anni qua,
intanto. Tu hai citato, per esempio, so, hai citato la figura di Laufer nel tuo libro. Sì. Ma infatti è un periodo anche molto intenso, perché, diciamo, Hitler occupa la Repubblica, la Cecoslovacchia, insomma, che viene praticamente ristretta alla Moravia e alla Boemia, infatti si chiamerà Protettorato di Moravia e Boemia, e quindi anche la sua seconda nazionale, la Cecoslovacchia, finisce perché nasce, diciamo, viene smembrato, e nasce la nazionale, che però non è stata mai riconosciuta, della Boemia e della Moravia. La presenza dei nazisti a Praga invece mi dà l'opportunità di parlare della vicenda storica, diciamo, di quel periodo, dove c'è praticamente un'occupazione molto forte dei nazisti nella nazione ceca. La presenza di un personaggio come Heydrich, che calca molto il suo pugno di ferro nei confronti della popolazione, sia ceca, ma principalmente quella ebraica, presente nel protettorato di Moravia e di Boemia, e in particolar modo poi, ancora di più dopo l'attentato, dove perde la vita, insomma, e quindi diventa ancora più complicato la cosa. E la presenza poi delle leggi razziali anche lì, e anche nel calcio. Nel calcio del protettorato, per così dire, scompaiono i giocatori di origine ebrea. Lui vede materialmente compagni di squadra che da un giorno all'altro non ci sono più, perché spesso vengono trasferiti forzatamente a Terezin. Questo campo di concentramento nazista realizzato nel nord della Boemia, molto strano, molto particolare, dove si gioca anche un campionato di calcio. Era chiamata la Lega Terezin, un campionato di calcio realizzato tra l'altro anche spesso da ex calciatori. Là troviamo giocatori anche famosi del tempo, come Tassig, come Onsa Burka, insomma, ed altri, che sono costretti, tra virgolette, a giocare queste partite di calcio lì, a Terezin. E quindi mi dà la possibilità di aprire questa parentesi sulla Shoah e sull'assurdità della Shoah, appunto, nella Cecoslovacchia. E lui ha la possibilità, tra l'altro, di opporsi, tra virgolette, a questa cosa, perché, appunto, lo è nominato Joseph Laufer, che è praticamente il Carosio ceco, insomma, è stato il primo radiocronista a realizzare una radiocronaca in diretta, ovviamente, dello Slavia Praga in Europa. Ed era famosissimo. Dirigente perché dello Slavia, no? Era anche dirigente, sì, esatto. Mi pare, no? Anche dirigente dello Slavia, comunque era un giornalista, insomma, era un amico dei calciatori dello Slavia. E io nel libro, diciamo, immagino questa, a fine partita, negli spogliatoi, Bizan che chiama a raccolta praticamente i compagni di squadra e i dirigenti a fare una raccolta di soldi per comprare, tra virgolette, la libertà di Laufer. Lui riuscì a mettere assieme, diciamo, una certa cifra, la parte più grossa la mise lui, più la società proprio dello Slavia, che mise altri soldi, e riuscirono materialmente a fare, diciamo, a comprare, tra virgolette, corrompendo un funzionario nazista che faceva le liste di proscrizione, così, degli ebrei, e riuscì a salvare Laufer, questo più di una volta, per la verità. Piccola parentesi, un suo rammarico negli anni successivi è che lui lamentava di Laufer non l'avesse nemmeno mai ringraziato per questa cosa. Non so se è vero, non so se sia confermato, che Laufer non c'è chiaramente più per poter eventualmente, diciamo, non confermare una cosa del genere, però lui si rattristava molto per questa cosa qui. Però fatto sta, lui comunque mise, diciamo, a segno la salvezza, diciamo, di questa persona. Nel libro io parlo anche di un altro episodio, questa volta inventato, diciamo, però mi ha dato la possibilità poi di collegarmi con Terezin e quindi parlare della vicenda, appunto, di un calciatore. Io ho preso proprio spunto al portiere Tausig, che era un portiere molto bravo, di origine ebraica, che effettivamente poi finì a Terezin, Imre che gioca Tausig, l'ultima. Giusto? Imre di nome? Sì. Sì. Che gioca praticamente Žirka Tausig. Ah, Žirka, ok. Žirka, sì.
L'altro sì, era un difensore, però non era un portiere, se non vado errato. Però pure lui, sì, però pure lui andò a Terezin, pure lui. E io immagino questa partita dove Bizan va a complimentarsi con questo portiere e lui risponde in modo molto triste, ringraziandolo, ma senza dire perché. È un compagno di squadra di Bizan, dice, se è triste perché questo potrebbe essere la sua ultima partita, perché è breve. E quindi lui praticamente, diciamo che ha questo shock, diciamo, di della situazione, di questa assurdità della guerra, ma in particolar modo dell'antisemitismo che era, diciamo, sorto lì in Cecoslovacchia. E quindi mi dà la possibilità di parlare di queste vicende, insomma, che è molto importante fare. Guarda, per quanto riguarda l'aneddoto che dicevi prima, che citavi prima, sì, quello di Bizan, che sì, si lamentò del fatto che l'Afro non aveva ringraziato, collima anche con quello che sapevo io, credo che lo abbia rivelato una volta a uno storico, tale Zapotocki, in un'intervista. Lui disse proprio che l'Afro appunto non lo ringraziò mai per questa cosa, lui effettivamente ci aveva rimasto molto molto male. Sì, sapevo anch'io questa cosa qua. Scusa, ti ho interrotto, dicevi? No, stavo dicendo, tra l'altro in quel periodo è stato poi il periodo che lui ha fatto una scelta, ecco, la prima parte la seconda parte del titolo, nel nero del nel rosso, diciamo, praticamente, cioè nel senso che lui ebbe quasi subito, insomma, l'invito da parte della nazionale tedesca di prendere la nazionalità tedesca e quindi di diventare un calciatore della Germania. Io racconto un episodio che è stato anche forse, diciamo, un po' ammantato di leggenda, diciamo, però l'episodio vero e proprio comunque c'è, quindi sicuramente c'è da sottolineare e fare complimenti a Bizan per il coraggio, insomma, perché comunque ha avuto un certo coraggio. Io parlo di un episodio dove Gaulisch, che è un difensore della nazionale tedesca, che era anche conosciuto da Bizan, si incontra con Bizan e lo invita a far parte di Francoforte, mi pare, no? Il difensore di Frankfurt. De Francoforte, sì, infatti. E lo invita, diciamo, presso una birreria nel Palazzo Lucerna di Vienna, che esiste veramente ed è veramente avvenuto in quel posto, questo incontro, magari non come, diciamo, è stato poi raccontato insieme, ma comunque c'è stato questo incontro con questo, diciamo, calciatore che gli diceva appunto che l'allenatore della nazionale, Sepp, che la nazionale tedesca, sì, Berger, che stava cercando di realizzare questa grande nazionale che comprendeva giocatori che provenivano dall'Austria, dalla Germania, dalla Cecoslovacchia, insomma, quindi veramente poteva diventare una grande nazionale, perché già la Germania in sé per sé era forte come nazionale, l'Austria ancora di più, insomma, la Cecoslovacchia pure era la fusione di tre grandi squadre, veramente poteva essere una grande nazionale. E lui alla fine rifiutò dicendo di non voler, di non sentirsela, diciamo, di abbandonare, perché lui si sente cieco. E alcuni anni dopo disse che lui rifiutò anche perché il padre si sarebbe rivoltato dalla tomba se avesse accettato di diventare tedesco, insomma, chiaramente. Però lui alla fine comunque rifiutò. Allora, leggo un secondo dei commenti che abbiamo ricevuto. Intanto ringrazio il mio amico Luca Castelli, che ci scrive: grazie per questi approfondimenti non comuni, complimenti per la vostra grande competenza. Grazie mille Luca, grazie. Grazie. Mirko Triangeli, un altro amico, Ferencváros, 35-40 top club, sì. Aggiungo anche un po' prima, perché comunque anche nel 28 sono una grande squadra, vincono anche prima, addirittura con la Challenge Cup, furono l'unica squadra a vincere la Challenge Cup a Vienna nei primissimi anni in cui il calcio era esploso appunto in Austria. Poi dice sempre Mirko, dice lui e Sindel sono no, sì è vero, su Sindel giravano moltissimi miti, però questo è vero, Sindel dice no al Berger, che poi avrebbe raccontato anni dopo dicendo che aveva avuto comunque il sentore che quel no dipendesse soprattutto da motivi politici. Sì. Poi lui ci scrive anche Wilimowski, sì, perché a quel punto effettivamente Rafa aveva cominciato a espandersi, e avevano molto, diciamo, questa intenzione di vincere il mondiale o comunque di avere un ruolo da protagonisti mondiali, no? Non essendoci. Sai, la cosa che io sottolineo molto, sia nel libro ma anche quando faccio presentazioni, eccetera, il discorso di Bizan è che lui poteva tranquillamente accettare, avrebbe avuto soldi, avrebbe avuto fama,
se si fosse disputata il mondiale, diciamo, nel 42, probabilmente lo poteva vincere pure con una squadra così forte, così come la Germania ha composto in questa modalità. Però e nessuno gli avrebbe detto nulla dopo la guerra, perché altri giocatori hanno fatto così. Franz certo. Binder ha indossato la maglia della Germania, ma nessuno gliel'ha rimproverata questa cosa, non è che qualcuno gli ha detto che... Quindi, cioè, lui effettivamente ha avuto la capacità di tenere alta la propria indipendenza, la propria voglia di libertà, al di là di tutto, perché poteva anche farlo, probabilmente nessuno gli avrebbe rimproverato nulla, magari qualche cecoslovacco gli avrebbe potuto rimproverare di aver venduto, diciamo, la sua... appartenenza alla Repubblica Ceca, insomma, per il fatto di avere, però finiva lì, insomma, alla fine probabilmente sarebbe diventato anche economicamente molto più forte, insomma, avrebbe, forse non sarebbe stato boicottato come è avvenuto, diciamo, nel corso del tempo, insomma. Però lui invece ha voluto mantenere la sua integrità fino alla fine, anche se, anche rischiando, perché lui non sapeva le conseguenze del suo rifiuto. Noi sappiamo benissimo che rifiuti di altri generi sono finiti male, insomma, fatti ai nazisti. Quindi lui non aveva la certezza che comunque poteva vivere tranquillamente, anzi aveva il dubbio che avrebbe potuto subire delle ritorsioni per questo suo rifiuto. Per fortuna non fu così, probabilmente perché era troppo noto, troppo conosciuto, quindi non potevano fare cose diversamente. Ma guarda, mi hai dato un assist adesso, ma torno un secondo indietro, hai citato Binder, no? Binder praticamente rincontra Bitzan nell'unica partita, se non sbaglio, che Bitzan giocherà con la maglietta del protettorato, no? Guarda caso, fa tre gol, due partite. Tutte e due le incontra, perché Binder gioca sia con l'Austria, con la rappresentativa dell'Austria, sia con la nazionale tedesca. In una delle due, non mi ricordo in quale, forse in quella con l'Austria, adesso non ricordo, però lui fa tripletta e Binder pure, finisce 3-3, mi pare, la partita, con tre gol di Bitzan, tre gol di due ragazzi che tra l'altro molti anni prima, 10 anni prima, più no, oddio, sì, 7 anni prima, 8 anni prima, Sì, più giocavano o meno. insieme alla Rapid Vienna. Sì. Due giocatori che tra l'altro sono tra i giocatori più iconici di quegli anni per i gol Tra fatti, per l'altro, i gol. Binder, molti anni dopo, verrà intervistato proprio per i marcatori, perché lui era Gol. un Sì. bomber che ha segnato un sacco di gol. Lui, parlando di Bizan, disse: "Guardi, io ho un giocatore che ha segnato molti più gol di quelli che vengono indicati, ed è Joseph Bizan, ma lui ne ha segnati quasi 5.000. Ed è rimasta questa leggenda dei 5.000 gol di Bizan. Oddio, ovviamente non saranno 5.000, però per me sicuramente sono molti di più di quelli che sono stati indicati, insomma, vista la situazione. Sì. Ecco, poi vabbè, diciamo, il mondiale non si giocherà per ovvie ragioni. In quel momento la Germania è convinta che la guerra finirà presto, ma proprio in quel momento in realtà la guerra prende un'altra piega e poi sappiamo come finirà. E io ho parlato tra l'altro in un articolo recente che ho scritto che il giorno in cui la Germania invade l'Unione Sovietica si gioca a Berlino una partita, una finale valevole per il campionato tedesco. È praticamente partita incredibile perché poi vincerà il Rapid con 4 gol, con 3 gol di Binder tra l'altro, no? In rimonta. E quel giorno lì in realtà sì, fu diciamo un momento importante per il calcio tedesco, ma fu anche il momento in cui poi le sorti del conflitto verranno sovvertite. Quindi poi il mondiale non si giocherà come da previsioni e andrà avanti il campionato della Boemia e della Moravia e arriviamo diciamo al dopoguerra. Bizan è Altro ancora capitolo della altro storia capitolo che importante, sì. Bizan diciamo ancora molto prolifico, non è più giovanissimo, però ancora diciamo che mantiene una certa continuità realizzativa. Ecco, di questa fase cosa ci puoi dire? Ma guarda, quando io dico sempre che, diciamo, il bello della storia di Bizan è l'intreccio tra la microstoria di Joseph Bizan e la macrostoria dell'Europa, questo intreccio continuo. L'arrivo praticamente della fine della guerra coincide praticamente con il ritorno della Cecoslovacchia, questo stato che rinasce di nuovo con Beneš come presidente, che era il presidente di prima dell'occupazione nazista, e con una nazione che cerca di essere, a meno dalla volontà di Edvard Beneš, il cuscinetto tra est e ovest. Anche geograficamente la Cecoslovacchia si trova praticamente, si trovava, insomma, praticamente
a contatto sia con l'Occidente sia con l'Oriente, quindi con l'Unione Sovietica, insomma, e con i paesi dell'Est. Nelle intenzioni, diciamo, di Benes era quello di far nascere uno Stato multietnico, perché comprendeva anche gli Slovacchi, Moravi, eccetera, con la presenza di più partiti, e che possa essere uno Stato di osmosi, diciamo, tra l'Occidente e la parte dell'est europeo. L'obiettivo non è centrato, perché poi la storia va avanti a volte in modo molto diverso da quello che uno magari cerca di programmare, e piano piano, diciamo, il Partito Comunista della Cecoslovacchia, il KSC, diventa sempre piano piano il partito più importante e prende piano piano il sopravvento. Succede anche che questa stessa, diciamo, situazione, anche se in modalità inversa, c'è anche in Italia. In Italia c'è nel dopoguerra, nasce la Repubblica, c'è la Costituzione, nasce la Costituente, ma c'è la forte apprensione di molti italiani che possa prendere il sopravvento il Partito Popolare, così viene indicato, che diciamo c'è la fusione dei partiti tra il Partito Comunista e il Partito Socialista, cioè il Fronte Popolare, alle elezioni, che potrebbe in un certo qual senso indirizzare verso l'Unione Sovietica l'Italia e non verso il blocco occidentale. In questa vicenda, diciamo, mondiale a livello, diciamo, europeo grosso, sorge, diciamo, il piccolo problemino di Bizan. Bizan riceve praticamente un invito a venire in Italia. E la Juventus, che stava cercando di mettere su una squadra forte per contrastare il grande Torino, che stava conquistando, diciamo, scudetti, e stava nascendo e stava conquistando scudetti uno dopo l'altro, grazie all'abilità di Erbstein, e la Juventus, diciamo, cerca di pescare anche in Europa giocatori che possano, diciamo, fare aumentare il livello del proprio gioco e quindi di pareggiare il gap che aveva nei confronti del Torino. E Bizan è la prima scelta. Tra l'altro, in un articolo ho trovato che, diciamo, era stato probabilmente proprio Gianni Agnelli, il giovane allora non presidente della Juve, perché era Drusio il presidente della Juve, ma faceva parte della società, a suggerire al presidente della Juve di acquistare Bizan. E quindi riceve questa scelta. Bizan, lusingato ovviamente, significherebbe cambiare nuovamente la vita, avrebbe soldi, avrebbe tranquillità, giocherebbe in un campionato anche più noto, diciamo, di quello della Cecoslovacchia, che è il campionato italiano, quindi avrebbe una maggiore vetrina. Però lui lo fermano due cose. Uno è il fatto di voler rimanere a Praga e quindi non allontanarsi, quindi non voleva riandare via di nuovo da Praga, e l'altro per la paura che in Italia potessero vincere i partiti del Fronte Popolare e quindi l'Italia potesse diventare una nazione comunista. Cosa che invece succede all'inverso, cioè in Italia vince l'elezione della Democrazia Cristiana, questo ipotetico, diciamo, rischio comunista, che probabilmente non c'era nemmeno, insomma, in Italia, nemmeno se avesse vinto il Fronte Popolare, ma comunque, insomma, cosa che invece avviene lì in Cecoslovacchia, dove prende il sopravvento in modo piano piano sempre più forte e sempre più consistente il Partito Comunista Cecoslovacco, e lì inizia, quindi, e piano piano lo Stato diventa, quello cecoslovacco diventa piano piano uno Stato comunista. E quindi quello, il suo timore, diciamo, che lo ha fermato a venire in Italia, si è trovato di nuovo contro di lui, certo. Si è trovato di nuovo, diciamo, certo, dalla padella alla brace, tra virgolette, insomma, passando dal nazismo alla non libertà, chiaramente, della Cecoslovacchia di allora. E quindi, tra l'altro, cambia molto anche poi il sistema calcio in cui lui si trova, perché chiaramente il calcio torna a essere amatoriale, e lui è un po' inviso a questo regime, perché lui era un giocatore comunque che era un po' un simbolo del professionismo, e un giocatore che aveva, diciamo, col tempo sempre riuscito un po', per il suo talento, avere stipendi molto alti rispetto ad altri giocatori. Certo. Questo, infatti, anche lo rende un po' inviso. È inviso dal regime. Gioca nello Slavia, che è considerata la squadra borghese di Praga, quindi sicuramente non allineata al partito del tempo. È il giocatore più noto, più famoso, eccetera, che ha rifiutato di prendere la tessera del partito, cosa che poteva fare tranquillamente, cioè come
come poteva aderire, tra virgolette, alla Germania, Certo. a giocare in Germania, la Germania nazista, ma comunque era la Germania, poteva far buon viso a cattivo gioco, prendere la tessera del Partito Comunista, l'avrebbero lasciata in pace, a giocare tranquillamente, eccetera, perché tanto l'obiettivo, diciamo, dei comunisti della Repubblica Ceca, della Cecoslovacchia, era quello di avere il giocatore più rappresentativo che era espressione del partito, insomma, chiaramente. Cosa che non avvenne perché anche in questo caso lui volle mantenere alta la testa. E io racconto nel libro, insomma, immagino, diciamo, uno scontro, tra virgolette, tra lui e un segretario del partito del tempo, dove lui difende la sua integrità e dove dice, insomma, io non sono né rosso né nero, ecco perché il titolo del libro, quindi io non sono né un comunista né un nazista, io sono semplicemente un calciatore e voglio semplicemente giocare a calcio. Però allora questo non era una cosa molto fattibile, tant'è vero che furono sequestrati anche i suoi beni, fu costretto a lasciare lo Slavia per andare a giocare in Ricordo. Serie B. E questa è un'altra piccola parentesi che rientra nel discorso dei gol segnati, eccetera. Insomma, cioè, calciatore che vince 9 classifiche dei marcatori consecutivi è costretto a scendere in Serie B a cambiare squadra perché non poteva più far parte dello Slavia perché non andava più a genio che stesse lì. Insomma, quindi inizia, va al Kralova, poi c'ha altri problemi. Insomma, racconto un altro episodio nel libro, questo vero per la verità, anche se anche questo è stato un po' romanzato, ma comunque vero, che lui proprio quando giocava nel Radek Kralova, chiedo scusa per la pronuncia, ma purtroppo Ma guarda, sono su negato, insomma, questo non ti posso aiutare, sono purtroppo. negato, insomma, con questo. Comunque, ci fu un giorno che ci fu una manifestazione dove la squadra doveva sfilare. Con tutti, diciamo, davanti ai maggiorenti del partito, dove era presente anche Zapotkin, che era il neo presidente della Cecoslovacchia. Da poco era morto Gottwald, che era il presidente precedente, quindi presidente comunista, chiaramente, insomma. E lui va, non vuole andare perché non vuole partecipare alle manifestazioni di partito, eccetera. La moglie insiste per farlo andare, dice, vabbè, ma tanto devi fare solo una passeggiata, non è che devi fare un discorso, non è che devi fare una cosa particolare, fallo, magari può darsi che ci lasciano un po' più tranquilli. Lui va, si fa convincere, va, inizia a fare la sfilata, a un certo punto si scoccia, si stacca dalla fila e se ne va. Immaginate quindi una processione di persone tutte irreggimentate, squadroni militari che fanno tutti lo stesso movimento, uno che dall'improvviso se ne va dalla fila e se ne va verso il pubblico. Ovviamente lo riconoscono, il pubblico riconosce che si tratta di Bizan, quindi non, e iniziano invece di gridare viva Zapotec, che era il presidente, iniziano a gridare viva Bizan. Sì. Casca il cielo, chiaramente, viene, diciamo, assolutamente, fa una cosa che magari lui l'ha fatta anche in buona fede, uscendo, se era scocciato, se ne voleva andare, insomma, se voleva tornare a casa. E lui praticamente si era staccato, quindi rimane questo fatto che anche involontariamente lui dimostra, diciamo, la sua il non allineamento ai desideri del partito. E quindi diventa ancora di più un giocatore che doveva essere contrastato. E quindi per questo viene ulteriormente, diciamo, vessato. Io in un capitolo del libro che è intitolato Il giocatore con la pala, nel senso che lui è costretto la mattina a lavorare, il pomeriggio ad andare ad allenarsi, insomma, perché non era possibile che poteva fare solo il calciatore. Nel regime Certo. comunista di allora, i Sì. calciatori, gli scrittori, i filosofi, insomma, per così dire, non facevano cose utili per la nazione, quindi dovevano fare qualche altra cosa pure. E quindi lui doveva anche lavorare, insomma. Questo per dire, vorrei vedere oggi i giocatori di oggi la mattina andare a lavorare e poi il pomeriggio ad allenarsi. Certo. Oggi si lamentano che fanno anche troppo, ci sono troppe partite, troppi allenamenti, insomma. Prima dovevano pure lavorare, insomma, oltre ad allenarsi, insomma. Beh, sì, è vasto anche per il calcio ungherese a un certo punto, perché comunque il calcio ungherese, per quanto forse di altissimo profilo a quel tempo, parliamo degli anni 50, era comunque amatoriale, quindi gli stipendi ricevuti c'erano dei club, ma molte volte erano sotto banco, non erano stipendi regolari, no? Molti giocatori erano soldati, molti lavoravano anche a parte e molti poi sognavano appunto, diciamo,
di guadagnare di più, di venire in Europa. Qualcuno si dedicava anche a attività illecite, come Grossi, si portiere, per esempio. Sì, quindi sì, era un calcio completamente diverso. Tra l'altro, poi Vitor finisce la carriera in un modo assolutamente, diciamo, assolutamente atipico, no? Per quello che può essere il finale di un calciatore, perché gli ultimi anni lui, dopo che finisce di giocare, si dedica a dei lavori che sono assolutamente dei lavori umili, mi sembra, no? Sì, 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 sì. Lui fa il ferroviere, praticamente. Ferroviere. Lavora in l'acciaieria delle ferrovie, insomma, praticamente. Ma tieni presente, al posto di Bizan, nella Juve ci va, proprio in sostituzione di Bizan, ci va Vic Palek, insomma, quindi basta guardare la vicenda poi di Čestmír Vik Palek, che diventa calciatore in Italia, diventa allenatore, lo zio di Zeman, insomma, quindi poteva avere tutta un'altra vita, chiaramente, sicuramente, un'altra notorietà, Bizan, dovuto, però lui è voluto essere fedele, diciamo, alla sua idea, alla sua libertà fino alla fine, e anche dopo, se vogliamo, insomma, nel senso che proprio per questo non è mai stato valorizzato. Lui è morto povero, insomma, alla fine. Sì, sì. Quindi non aveva grandi, diciamo, anche se era finita, lui è morto, diciamo, nel 2001, quindi anche se era finita la Cecoslovacchia, era finito il regime comunista, però comunque lui alla fine è morto povero, insomma, quindi non ha sì, avuto. Qualche anno fa ho visto un documentario in cui lui veniva intervistato, mi ha un po' impressionato, perché chiaramente io l'ho sempre visto sulla carta stampata dell'epoca, e invece lui lì era già, comunque aveva una certa età, era anche un po' in carne, tra l'altro, ed era tornato a parlare praticamente del mondiale del 34, dicendo che secondo lui c'era più di un veleno su quella partita, eccetera. Si chiamava Football e fascismo, mi sembra, quel documentario lì, che adesso mi sa che non è più reperibile. Ho un'ultima domanda per te, un po' più ipotetica, ma sono curioso di sapere che cosa mi rispondi. Prima però faccio un altro giro di commenti che abbiamo qua. Allora, sempre Mirko dice, Bimbo Binder perdonato per aver giocato con la Germania, perché ha vinto anche un campionato tedesco con il Rapid Vienna. Sì, questo è il tema dell'articolo che ho scritto ieri, tra l'altro, e ho parlato di quella partita lì, che è molto molto particolare, di fronte a 100.000 persone, una cosa incredibile per il calcio tedesco al tempo, partita incredibile per come poi andò, molto 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 interessante, e Binder fu il protagonista assoluto. Sì, infatti Rapid Vienna, è incredibile pensarci, ma vanta in bacheca un titolo di campione tedesco, così come il FS Vienna vanta la Coppa di Germania. Erano altri tempi, chiaramente. Arturo ci scrive, un libero giocatore, un uomo libero, un vero umano, senza bandiere né nero né rosso. Rosso sempre. Sì, sì, perché prima, certo. Perché, sì, perché chiaramente, come dicevi tu, insomma, lui poi dopo sempre... non si è mai, diciamo, piegato come altri giocatori, non è mai venuto a patti neanche, no? Perché no. Per esempio Mattia Sindri era un giocatore che a un certo punto un po' è venuto anche a patti, no? con il regime, eccetera, invece Bizan effettivamente mai. Maite? Sì, proprio di Sindel, prima di Sindel. Angelo Amato dei Selfies è cambiata solo per i calciatori, per gli intellettuali e gli scrittori bisogna che abbiamo un lavoro almeno in Italia, se no di cultura non si campa. Vero, purtroppo è vero. Altri commenti, è vero. Purtroppo è vero. Mi trovo allineato. Dicevo di Sindelar, per esempio, io ho riportato nel libro, che tu hai riportato nel tuo bellissimo libro Generazione Wunderkind, il fatto che Sindelar non ha mai probabilmente alzato il braccio, diciamo, durante la partita della riunificazione, questa partita che comunque era una partita farsa, insomma, che si è disputato, che l'ultima partita dell'Austria, e poi il fatto che comunque è uscito prima del referendum, diciamo, dell'adesione dell'Austria alla Germania, uscì l'appello a firma anche di Sindelar di aderire alla Germania nazista. Vedi, il discorso è questo: molto spesso in l'aspetto proprio dell'Anschluss, se vogliamo, probabilmente la percentuale di austriaci contenti della fusione con la Germania era molto di più di quella che noi immaginiamo. Certo. E il referendum, che portava il 99,3%
di adesioni. Sicuramente è forzato, un referendum forzato, perché molti sono stati costretti a votare in un certo modo. Poi c'era il sì grande grande, il no piccolo piccolo, insomma, sulla scheda, queste cose qua. Però comunque c'era una fetta, diciamo, di patiti germanofili, per così dire, insomma, che vedevano di buon occhio l'unificazione con l'Austria. Certo. E tra l'altro Sindelar è stato poi anche, diciamo, accusato, tra virgolette, di aver acquistato un negozio ebreo da un ebreo, pagandolo poco, insomma, come purtroppo avveniva, perché erano costretti a vendere le proprie proprietà. Sì, sì. Quindi, diciamo, magari probabilmente dopo si è anche riavveduto, è tutta una leggenda quella successiva, insomma, la morte per voluta dai nazisti perché aveva rifiutato di partecipare con la Germania, non credo, giustamente dici tu. Però guarda, ti dico, su questo punto qua, tra l'altro, poi ti dico una cosa. Io, vabbè, diciamo che mi sono imbattuto molte volte in costruzioni che poi ho dovuto anche smentire. Ma in realtà poi, dico la verità, se uno fa un po' di ricerca tipo su internet, ci sono anche le fonti del tempo non disponibili. Per esempio, con i giornali austriaci c'è questa bacheca molto importante che si chiama Anno.at, con tutti i giornali del tempo, a partire dal 1600, una cosa incredibile proprio. E lì, per esempio, su Football Sonntag, uscito dopo la partita dell'Anschluss, si trovano le immagini di cui parlavi tu, si trova l'immagine del saluto con tutti con braccio teso, si vedono le firme del referendum. Infatti poi, quando uscì l'edizione successiva alla partita, la prima immagine che comparse non fu un'immagine della partita o del risultato, ma ci fu scritto un grande "ya". Come dire, sì, perché quella partita, come dicevi tu, era funzionale in realtà poi l'obiettivo che non era calcistico, alle elezioni successive, no? Sì, al referendum successivo, sì. Esatto, quindi io faccio il paragone, con un Bruno Negri, se non vado errato il nome, a volte io sono un politicato, che era un calciatore, tra l'altro allenato da Erbstein nella Lucchese, che durante la partita di inaugurazione dello Stadio Franchi di Firenze, alla presenza dei gerarchi fascisti, se non sbaglio, anche di Mussolini, fu l'unico della sua squadra a non alzare il braccio col saluto fascista. E c'è la fotografia dove si vede che lui si aggiusta un calzino. Praticamente trovo la scusa per non alzare il braccio proprio per aggiustarsi il calzino, ma in quel caso veramente era voluto, perché poi Bruno Negri è morto partigiano. Quindi lui era effettivamente contro e non avrebbe alzato il braccio. Lui trova la scusa di riaggiustarsi il pantaloncino, insomma, il calzino, eccetera. Insomma. Però purtroppo poi fu ucciso dai repubblichini, insomma, perché lui diventò partigiano, insomma. Quindi in quel caso è vera la storia, insomma. Cioè. Su Sindelar devo dirti che queste leggende sono durissime a morire. Io ci ho un po' rinunciato perché ci ho provato, ma non ce la faccio più. Però è vero quello che dicevi, purtroppo ci fu un grande consenso. Per l'Anschluss in Austria, del motivo per il quale, insomma, poi queste narrazioni un po', diciamo, di fantasia prendono piede, no? È un modo un po' anche per ripulirsi la coscienza, per vantare una storia di resistenza che magari non c'è stata, quindi purtroppo No, magari di meno, insomma, non non così eclatante e non così totale che, come potrebbe sembrare, insomma. Molti degli SS più terribili, più, diciamo, veramente che hanno fatto cose incredibili sono austriaci. Sì. Questo bisogna dirlo, insomma. I collaborazionisti molto spesso erano peggio dei tedeschi. A Praga dicevano così, in Austria, per non parlare dell'Ungheria, quelle che avevi frecciate. Sì, è vero questa cosa. Allora, ti faccio una domanda conclusiva, è un po' più ipotetica, ma sono curioso di sapere la tua, poi ti dico la mia. Se potessi vedere una partita integrale di Bizan, ce n'è una in particolare che vorresti vedere? Allora, ce ne sono un po' di partite perché mi incuriosisce molto. Innanzitutto quella, il desordio, perché mi farebbe piacere vedere un ragazzo di poco più di 18enne, insomma, realizzare 4 gol in una partita col derby con 100.000, con 70-80.000 persone sugli spalti, insomma, quello sarebbe sicuramente bello. L'altra partita che mi piacerebbe, che ne ho parlato anche nel libro, l'esordio di Bizan con la nazionale austriaca. In Contro la Scozia, contro la Scozia, Scozia, sì, giusto, sì. e dovrebbe essere sicuramente stata una gran bella partita, perché
come tu insegni, insomma, i maestri inglesi non volevano avere a che fare con il resto dell'Europa, non hanno partecipato ai mondiali iniziali, non partecipavano alle coppe, alla Mitropa Cup, eccetera, insomma, perché loro si ritenevano superiori. In qualche caso lo erano pure, ma non in modo così eclatante come pensavano di esserlo. E questa fu una delle partite, una delle tante partite, insomma, finì 2-2, dove gli scozzesi rimasero con la bocca aperta. Gli scozzesi praticavano il calcio, il passing game, cioè come veniva chiamato. Io porto nel libro, porto uno spezzone del libro realizzato proprio da Arpad Weiss, Il gioco del calcio, dove parla appunto della differenza tra il passing game e il long game, cioè il gioco breve con passaggi stretti e ravvicinati che faceva la Scozia con carattere, con grinta, eccetera. Invece il passaggio lungo, i lanci lunghi che diciamo, adottavano invece le squadre inglesi. E poi la finale contro la Germania del Mondiale. Ti dico anche perché, però, io sono di Napoli, diciamo, sono di Nola, insomma, quindi vicino Napoli, in provincia di Napoli. Perché questa finale, tifoso anche del Napoli, sì, insomma, sì. Infatti, tra i giocatori attuali, quello che può somigliare un po', diciamo, per così dire, ma con tutte le ovvie differenze a Bizan, è forse proprio Osimhen, per il modo di giocare, la velocità che ha, perché lui ha una velocità molto, molto potente, molto veloce, anche sì, alto, sì, dice anche alto, alto, certo. Sì, quindi per esempio, no, dicevo di questa partita, ti faccio fare una risata anche agli amici che ci stanno ascoltando. Questa partita fu giocata a Napoli, nello stadio Giorgio Ascarelli, che però si chiamava Stadio Partenopeo, perché Ascarelli perse il nome dello stadio che realizzò a sue spese. Napoli è stata la prima squadra italiana ad avere uno stadio di proprietà, realizzato con i soldi proprio di Giorgio Ascarelli, che era un grande imprenditore napoletano ebreo, di origine ebraica. Lui perse l'intitolazione del nome, tra l'altro, proprio poco prima dell'inaugurazione dello stadio morì Ascarelli, quindi a Napoli gli intitolarono lo stadio, ovviamente l'aveva realizzato con i suoi soldi, insomma, quindi più che altro. Ed era il presidente del Napoli, insomma, che ha fondato il Napoli nel 26, praticamente. Nello stadio Partenopeo, così poi fu richiamato, diciamo, lo stadio, si giocò questa finale per il terzo e quarto posto. La cosa curiosa è che avrei avuto la soddisfazione di vedere Bizan con la maglia del Napoli, perché l'Austria non giocò con la maglia solita sua, perché dimenticarono di portare la seconda maglia, avevano la maglia identica a quella della Germania e quindi utilizzarono la maglia del Napoli per distinguersi da quella della Germania. Quindi il Napoli ha giocato una finale di una Coppa del Mondo, insomma, anche solo con la maglia, però. Questa era una cosa simpatica. Insomma. Sì, tra l'altro Sindelar non giocò quella partita perché era infortunato. Sì. Io, guarda, dovendo scegliere delle partite, ti direi forse... allora, come te l'esordio sicuramente potrebbe essere una. Anche quella del protettorato che dicevamo prima, quella tripletta dell'Uno e anche di Binder, mi interesserebbe molto. Sì. E poi credo, a mio malgrado, il 9-0 che dicevamo, perché in quella partita Pizzo fu... assolutamente devastante, sì. Quindi penso che opterai per queste tre qua. Allora, ci siamo, diciamo che abbiamo concluso questa carrellata bella, molto bella, grazie mille per la tua presenza su. No, grazie a te per l'ospitalità, assolutamente. Ovviamente noi spesso parliamo di calcio anche dell'epoca, calcio l'antan, calcio mitteleuropeo, quindi sicuramente poi avremo modo anche di risentirci per qualche argomento magari simile. Con nel frattempo ti ringrazio, abbiamo avuto un'affluenza diciamo discreta, abbiamo avuto dei picchi anche magari un po' più alti di adesso, però abbiamo avuto un po' di alti e bassi nel pubblico che però ci ha seguito, devo dire, hanno anche commentato. Mirko ci ringrazia, ci fai complimenti grazie, grazie a per il tutti. commento qua. E niente, grazie ancora, buona serata. Noi comunque ci sentiremo. Io adesso chiudo la diretta, noi ci vediamo nel backstage, diciamo. Grazie, Grazie a buona serata a tutti. tutti. Grazie, buona serata.